Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua in questa seconda uscita dell'anno. Oggi l'ho presa molto più tranquilla facendo tutto in agilità. Sono un po' dispiaciuto perché il tempo non è dei migliori, d'altronde è stato bello tutta la settimana, l'unico giorno in cui decido di uscire in bicicletta fa davvero brutto. Vabbè, insomma, questo è una questione di lana caprina, come diceva un mio caro amico. Dato che nell'ultimo video vi ho parlato dei negozi di bicicletta, oggi voglio mettervi in guardia su alcune cose che molti venditori di biciclette danno come assiomi per comprare la bicicletta. Quindi fate attenzione alle tre cose che sto per dirvi, perché sicuramente vi aiuteranno a non farvi fregare e a non farvi svuotare il portafoglio. La prima trappola che metterà sulla vostra strada un venditore di biciclette è la leggerezza della bicicletta. Di solito il venditore dice: più leggera è, meglio è. Beh, la leggerezza di una bicicletta serve soltanto per portarla in cima alle scale. Se quando arrivate in cima alle scale con la bicicletta sulle spalle non siete stanchi morti, allora la vostra bicicletta è sufficientemente leggera. Diciamo che oggi è quasi impossibile, anche nelle grandi catene di distribuzione sportiva come Decathlon, trovare delle biciclette pesanti. Infatti anche la stessa Decathlon vende biciclette, ad esempio in carbonio, abbastanza leggere. È molto difficile trovare biciclette pesanti, a meno che la pesantezza della bicicletta non sia uno dei suoi tratti distintivi, come ad esempio le olandesi o le cargo. Diciamo che il miglior modo per alleggerire la bicicletta è nella pancia del ciclista. Tutto questo per dirvi che una bicicletta molto leggera è anche una bicicletta molto costosa, che potrebbe svuotarvi davvero il portafoglio. Se volete davvero cercare la leggerezza, mettetevi a dieta, dimagrite nella pancia, quello sicuramente fa molto di più di una bicicletta molto leggera. Il secondo tranello che ogni venditore cercherà di mettervi davanti durante la scelta di una bicicletta è il materiale. Infatti sentirete sempre dire che una bella bici in carbonio è sicuramente l'ideale per godersi una bella uscita in bicicletta, così come anche una bici in titanio. Ma perché vi dicono carbonio e titanio? Vi dicono questi due materiali perché sono, indovinate un po', molto costosi. In questo caso voi spenderete fraccate di quattrini per comprare una bicicletta in carbonio o magari in titanio, di cui forse non avrete nemmeno bisogno, perché riuscirete forse a fare lo stesso anche con una bicicletta composita, alluminio o carbonio, magari con un carbonio un pochino più pesante, ma statene certi, riempirete le tasche del vostro negoziante. Ci sono infatti altri fattori che determinano, diciamo, una buona sensazione di pedalata prima del materiale della bicicletta, ad esempio la larghezza dei copertoni e la pressione con cui sono gonfiati i copertoni. Cosa c'è infatti fra la bicicletta e la superficie stradale? C'è un copertone. La sua larghezza e il cuscino d'aria dentro il pneumatico sono fattori determinanti per una buona sensazione di pedalata. Diciamo che il materiale con cui è costruita la bicicletta contribuisce a rendere migliore l'esperienza di pedalata, ma non è determinante. Ricordatevelo sempre. Adesso arriva la più bella, l'ultima chicca che un venditore di biciclette cercherà di propinarvi è questa, ovvero vorrà vendervi una bicicletta veloce. Allora, voi fate in questo modo: andate in un negozio, prendete una bicicletta, quella che il negoziante vi ha etichettato come veloce, la mettete al centro del salone e la lasciate stare lì. Cosa succederà secondo voi? Beh, la bicicletta cadrà in terra, non è che partirà a tutto fuoco con una velocità incredibile. Questo per dire di per sé che le biciclette non sono veloci, sono i ciclisti che montano sulle biciclette che le rendono veloci. Non cercate di farvi abbindolare sempre dal solito negoziante che per spillarvi 2 o 3 mila euro in più vi venderà una bicicletta veloce. Comprate una bicicletta che faccia a caso vostro, al tipo di ciclismo che volete praticare. Se volete una bicicletta veloce e se volete andare veloce, iniziate ad allenarvi. Se volete andare ancora più veloce, allenatevi ancora di più. Questi, insomma ragazzi, sono solo tre consigli che vi serviranno per non spendere una fortuna in biciclette. Bene ragazzi, spero che questi tre piccoli consigli vi siano serviti. Io adesso mi bevo questo mini cochino, faccio gli ultimi 20 km e me ne torno a casa. Per il resto direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e buon allenamento. Ciao.